Ce n'è voluto un po'. Ho dovuto rompere i marroni in modo abbondante a Giulian D'Agata per poter finalmente inserire il suo nome in qualità di regia ufficiale di Motorbike Circus. E finalmente ho avuto il mio risultato. Alleluia. Amici di live GP, buonasera a tutti, amici di Campione Sport. Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 349 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento col mondo delle due ruote. La prossima puntata sarà quella di un mondiale. Uh, ormai uh, abbandonato <ride> da, da svariati anni in cui Matt Cantarini si ricorderà di dirci tutti i vincitori di tutte le categorie anzi di tutti gli anni di quella categoria lì della 350 ragazzi buonasera a tutti intanto comincio con il salutare Giulian Daga dalla regia e Matt Cantarini ciao Metti ciao Alex ciao Giulian ciao a tutti quelli che ci stanno già seguendo e che ci seguono su campione sport Ragazzi, ovviamente vi ricordiamo dove potete seguirci: www.livegp.it, il nostro sito dove trovate tutti i nostri articoli. La pagina di Facebook livegp.it e, e il gruppo Amici di Radio e Amici di Livegp. Io ogni tanto li tiro fuori vecchi gruppi ormai non più esistenti, roba proprio anziana e datata. Ovviamente, YouTube dove se attivate la campanellina veniamo noi a cercarvi a rompervi le scatole a casa. Poi, Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, Instagram, chioccio a Livegp. IT e siamo ovviamente anche su Twitch per non parlare di campione Sport 61 Digitale Terrestre le domeniche alle ore 20 in replica. Quindi andiamo immediatamente ad entrare in vivo della puntata e eh, a parte Matt Cantarini che mi prende in giro per l'età, ma questo prima o poi pagherà tutto dalla prima all'ultima cosa dopo avermi preso per risultato. Cremonese Roma, quanto sembra, Cremonese è il nostro nuovo Cagliari, ma questo è un altro discorso. Ne parleremo in, in, altre, in altre trasmissioni. C'è sotto il primo ospite che si sta divertendo ad insultarmi. Questo noto che sia un hobby abbastanza comune comunque delle persone. Presenti. Si faccia una domanda e si dà una risposta. Una risposta cioè... devo che me la sono data è quello il problema, Giulia. Vai col primo ospite. Ave. allora Ave. io ho scelto quella foto, Edoardo Vercellesi, da Sky Sport sì. perché rappresenta la tua passione perché corri con i calci, ma in qualche modo hai una faccia di uno che sta per andare al patibolo per essere fucilato. Io non capisco perché, però è un po' quella l'espressione. Diciamo, diciamo che è stato il viatico della mia stagione cartistica e sta andando <ride> una merda, <ride> Edoardo Vercellesi. Ciao, Edo, ciao a tutti, buonasera, buonasera. Vuoi oh, vedere la, 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 la felpa del team. Fai vedere il logo del team? Con tutti, allora, tutti gli sponsor, ovviamente: Cool Bike, Motorbike Circus, Live GP, A Media, che è la mia testata, Lilla che ci ha fatto le grafiche, Racing Graphic Design, e CFD che hanno partecipato, ovviamente Lanchimoto, quanto Botto, è sponsorizzato è, allora, incredibile, ma vero, eh... ma soprattutto. Allora, uh... The Botto Racing, perché, ragazzi, cioè. E poi è nata un po' così la cosa, sentirla abbaiare sotto in realtà è tutto questo, ah, è il cane sì. della mia signora, sto facendo anche il dog zitter, cioè che gli piace un pochino essere protagonista. Prosegui, Vercellesi. No, The Debotto Racing perché è un team nato così, senza senso. Debotto. The The <ride> allora, c'è tutta una storia che magari racconteremo. Giacomino Darold, ciao Giacomino, buonasera. E c'è tutta una storia dietro che è nata per scherzo mentre dovevamo fare... Eh, la pittata a reti unificate con, con il buon Roberto Rolfo, cosa che peraltro potrebbe venire replicata averci lì, Tu tieniti, tieniti un pochino sugli occhi. Bravo, ecco, ma mantienila sul termosifone bella morbida perché potremmo avere delle news a stretto giro. Sono in Io non avrei anche una news personale che non volevo dare, ma il mio team manager. Ma hai deciso è... di darla, evidentemente. Quindi... No, eh no, perché il, il mio team manager ha deciso che la voleva dare a rendere pubblica a tutti. Quindi andate sui miei social che non c'è ancora, quindi non lo vedrete. Allora, però c'è da dire che l'anno prossimo Matt Cantarini non si dice aspetta, cioè non, dice, non, non ancora fa la licenza, cioè quindi mani avanti. Però già che dice la licenza, già più o meno avrete capito, ma sarà una cosa un po' particolare che vi spiegheremo con calma negli ambienti del GP, soprattutto con interviste. Ci sarà una puntata speciale dove spiegheremo tutto. Esattamente, siamo ancora in attesa. Uh, Matt Cantarini premio Cato. Uh, sì, uh, <ride> è possibile. Questi sono commenti dalla Se regione. Vedete la mano sparire immaginate dove è finita. <ride> Lo possiamo più o meno capire. Sono commenti che leggiamo nel, nel, negli altri meandri del, <ride> dello studio. Però vabbè, poi vi racconteremo anche questi. Sono tutte cose particolari che accadranno nel, nel, prossimo, nel prossimo futuro. Ma arriviamo allo stretto presente perché finalmente allora, ci sono due cose che mi hanno entusiasmato parecchio la prima che è successa oggi Edo l'ufficialità anche se un po' si sapeva l'ufficialità ricordo, ricordo che lo disse a novembre io eh cioè quando ci sono le puntate va bene le... sì le... va bene sai che c'è un, parti... un particolare giornalista che fa cose del genere che un po' vabbè poi anche qua ne parleremo però in generale, ehm, dicevamo, oggi finalmente ci dicono che si torna a Imola, ma da quello che ho letto, anche se non ho approfondito a sufficienza, quindi voglio sapere da te: per il momento l'accordo è solo per quest'anno? Guarda, in questo momento non te lo so dire. Eh, onestamente, i, i miei impegni si stanno a cavallo. I miei impegni professionali, i miei impegni di tesista si stanno accavallando, quindi sto seguendo più l'attualità che altro. Il concetto, comunque, è, è che. Basta che ci sia quest'anno e poi penso che che poi il resto verrà da sé. Insomma, va bene e così, poi... dai. Ma lo speriamo più che altro perché l'ultimo ah. problema che c'era stato importante su ah. Imola. Mentre Giuliano, ovviamente, ci manda il calendar update, eh, Imola ah, come lo dicono loro. Imola Returns to complete 2023 World Superbike Calendar. Oh my god, e ovviamente questa è per il momento una cosa che sta raggiunta. C'era cioè un to be announced da un po' di tempo sul sito della Superbike finalmente è arrivata questa ufficialità. Il problema all'epoca fu uh, la questione monetaria perché Imola e la regione ovviamente avevano un limite di budget che avevano investito al 180% sulla Formula 1. Uh... Eh, quello è un'altra cosa perché Imola essendo una pista letteralmente in città e ha dei limiti fonometrici che non ha senso perché si sforano girando con delle moto originali in sei in pista, quindi non ha senso quei limiti fonometrici ha giornate in deroga e le giornate in deroga sono per chi gli porta soldi quindi le auto normalmente e il mondiale superbike l'aveva perso dal 2020 perché appunto gli conveniva far girare le auto che gli portavano più soldi evidentemente la superbike ha garantito un determinato introito che che va a compensare quello delle auto perché le giornate in deroga quelle sono e quelle e, e quelle erano, cioè, non è che An abbiamo, abbiamo perso tre giorni di auto a Imola, abbiamo guadagnato tre di moto. Ecco, io sono sempre dubbioso sul fatto che esistono uh, degli autodromi a cui vengono poi costruite intorno le case. Non capisco perché siano le case a lamentarsi e gli autodromi, è considerato quanto fanno pagare a um a come si dice in gergo, il fare i guardare le gare dal loro balcone. Aggiungerei, ma questo è tutto un altro discorso che è inutile, che andiamo a intraprendere, no? Voglio parlare con Edo di questo mondiale Superbike che finalmente è ricominciato. abbiamo è già qualcosa... finito. Eh, eh. Abbiamo visto qualcosa di abbastanza classico. In realtà sono rimasto un po' deluso da Jonathan in gara 1. Cioè, gara 2 e Superpole Race più o meno si intuiva che ci sarebbe stato un certo divario e che effettivamente Bautista quantomeno avrebbe vinto, ha ah, addirittura stravinto. C Ho un po' abituato a sta roba a Phillip Island, quindi mi preoccupa il giusto. Ma sul bagnato mi attendevo sulla prima gara, in assoluto, già sul bagnato, mi attendevo forse un Bautista un po' più uh, attento, un po' più cauto, e un Jordan che avrebbe lanciato la moto piuttosto che lasciare Bautista vincere la prima gara. Cioè era un'occasione d'oro anche un pochino per spostare il morale del campionato, no? E invece 3 su 3. Com'è la situazione? Allora, su gara 1. Uno... Gianni ci ha provato, Gianni per quanto ha potuto ci ha provato, poi la rottura del sensore del cambio elettronico l'ho obbligato a guidare come si faceva una volta, dovendo fare la doppietta per inserire le marce e per scalare le marce. Eh, un po' di prestazioni la perdi in più in delle condizioni di pista molto precarie che quindi ti, ti, ti amplificano ulteriormente il problema, cioè vai tu a staccare alla fine del rettilineo con... Eh, Necessità di fare zanzanzare ogni volta, quindi, dovendo pensare a una cosa in più al corretto timing della scalata e tutto. E, ha raccontato Gianni stesso che, soprattutto in frenata, quella cosa lì un po' lo ha lo penalizzato. E poi pensa quanto poco alla volta, ma sull'arco di una gara può pesare, quanto ti toglie. Di fluidità in rettilineo e quindi la velocità che ti toglie già Kawasaki non è una moto più veloce del lotto, quindi penso che Johnny abbia fatto il possibile in quelle condizioni, altrimenti credo se la sarebbe giocata. L'ho dimostrato subito, mettendosi in testa fin dall'inizio della, della gara, ecco, e poi desaparecido desaparecido, perché non ha mai avuto il passo tutto il weekend per stare con i primi e soprattutto si è mangiato in gara 2 la gomma in, in Super Bowl Race purtroppo quella, mh, quel lungo causato dai Gertler un po' gli ha tarpato le ali ma soprattutto poi in gara 2 è rimasto bloccato in quella battaglia ha mangiato le gomme più degli altri è arrivato alla fine che non aveva più birra è stato risucchiato da tutti però effettivamente su una pista come Philip Island che a Johnny è sempre piaciuta tanto non è tanto aver subito da Bautista è aver subito dagli altri problemi. problemi. Mm. Sì, anche cioè, più che altro, cioè... anche da Los eh. però, però sì, sì. vuole essere dagli alti... altri la prima Kawasaki. Puoi dire: Sono la prima Kawasaki, ma le hai presa è anche... vero, però, però Lose, effettivamente ha ragione Alex. È... a Philip Island è sempre andato bene. Vince nel no, 2020. O la Philip Island è andato bene. bene. Cioè, Lousa veramente fa tre prestazioni buone all'anno, e una di quelle è Philip Island. Beh. Infatti, parte sempre bene e poi dopo finisce. Ha fossato, quest'anno ha pensato di non partire benissimo. C'è Toprak che era una mossa. Non mi sembrava neanche così azzardata, Cioè, ho rivisto il sorpasso. Non sembrava così lungo, perché perché non, poi non, non, parla, su, non, non era stato un sorpasso. È cioè, semplicemente scivolato per conto suo e Toprak. No, era al posto sbagliato al momento sbagliato. cioè Non c'è proprio secondo me. Niente da recriminare, niente da dire. Sfortunato Toprak, eh, classico, classica scivolata di quella curva lì. Dai. E peraltro ovviamente Toprak che non è stato anche a sua volta niente di che è penalizzato sicuramente. Yamaha che non ha fatto il passo avanti che si voleva è comunque migliorata ma non è arrivata assolutamente a livello Lucati, ma soprattutto una pista che ovviamente non è proprio congelata a Toprak. Lui è fatto per staccare all'ennesima potenza, far girare la curva Uh, la moto in curva in un fazzoletto e ripartire al volo quindi ovviamente Filippo diciamo che non è proprio il, il suo circuito ma per la controparte Toprak che non va c'è stato un Andrea Locatelli ma un Andrea, Lo ah, ragazzi, ma un Andrea Locatelli pazzesco è secondo in campionato 34 punti meglio di Rinaldi che ha fatto poco e niente sul bagnato cioè, ripeto a me la prestazione di Michael sul bagnato sembra molto più logica di quella di Bautista, tanto per dirne una. Nel senso, non ha senso rischiare la prima gara su un circuito veloce che, se cadi, ti fai male sul bagnato, che è un attimo a fare una sciocchezza. Non ha senso esagerare nel rischio, anche solo per il rischio di farsi male, non tanto per lo zero. E Lucatelli invece ha colto l'occasione. Beh, sul discorso Bautista e bagnato, se devi giocarti il mondiale. Devi, devi andare, cioè, non, sì, non vabbè, gioco... ma... Non eh. ci sono assolutamente scuse. E poi, evidentemente, yeah. ne aveva. Sì, è quello che, è quello che mi preoccupa. Eh, ne aveva. E l'Oca? È su L'Oca. Stato... Allora, mi colpì molto quando andai ai test a gennaio a Jerez. Alla fine della seconda giornata l'avevamo avevamo parlato con lui e i colleghi lo stavano intervistando. E, e diceva. Sì, noi, noi stiamo lavorando, abbiamo del lavoro da fare, non c'è problema, va bene così. E, e, era molto paziente. Diciamo che ha fatto dei test veramente molto silenziosi, molto nascosto, facendo poi vedere a, a Philip Island già dai test che effettivamente c'era. Che effettivamente c'era. Poi Philip Island è sempre una pista un po' strana, no? Storicamente ha un po' mischiato i valori, a parte Bautista che è sempre stato fortissimo. No? Quindi vediamo, secondo me già questo weekend a Mandalica avremo qualche indicazione in più, però Andrea ha fatto paura perché non se l'è ritrovato in mano quel terzo posto, eh? cioè, quel terzo posto no, no, no. se l'è preso con una partenza pazzesca e un passo superiore quindi rimanendo attaccato al gruppo duro. di testa e staccando quindi dal quarto in giù nel senso cioè certo. è quello che è stato bello come prestazione, abbiamo visto Jonathan fare tanta fatica quando lo comandava il gruppo e poi venirne comunque risucchiato nell'ultima parte con le gomme ormai alla frutta. Davanti c'è certo. stato un bel combattimento, abbiamo visto Petrucci risalire discretamente anche se pure lui se l'è dovuta sudare tanto e ha fatto un paio di uscite un po' violente, soprattutto con le cuone, nel senso che fino a fino Fino a prova contraria, Pedrucci per lanciarsi contro qualcosa, si lancia contro Honda Lui ha una predilizione particolare, evidentemente o con contro loro. il suo compagno di squadra in KTV si può avere tutto nella vita, effettivamente. Però diciamo che dietro, comunque, c'è stata una buona lotta è andato bene anche Bassani. Cioè, abbiamo avuto un parterre di italiani quest'anno che, che nasce sotto sotto banco. Nel senso, nasce molto in sordina. Con un Bassani non, non preso dal team ufficiale. con il loca sì, no, comunque sempre eh, all'ombra di. Smentiamo, facciamo un po' di, 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 di storia. Nel senso, Bassani non è mai stato un'opzione per il team ufficiale. Quindi... Sì, sì, sì. No, però non è neanche stato cercato in modo particolare. Nel senso, quello che intendo io è sono tutti piloti che normalmente uno considererebbe da settima posizione, che quest'anno invece, almeno per l'inizio, stanno facendo vedere della roba che l'anno scorso non abbiamo visto, tanto per dirne una. Beh, Filip Island è stato un ottimo weekend per gli italiani, indubbiamente. Ehm, aspettiamo, aspettiamo sì, appunto. Facciamo. Io ho l'impressione che Michael abbia trovato, Rinaldi abbia trovato qualcosa in più rispetto all'anno scorso, agli anni scorsi. Mi ha convinto di più nei test e il passo che dimostra Filip Island effettivamente meritava. meritava. Lo, lo peseremo più avanti, lo peseremo già questo weekend a Mandalica. Sugli altri il discorso è lo stesso, nel senso Locatelli lo peseremo di nuovo nelle prossime gare, ma ha fatto impressione. E poi Locatelli, rispetto a, a, a Rinaldi in passato, grosso modo ha dimostrato un po' più di, chiamiamola costanza di rendimento, nel senso che ha, ha sempre avuto la sua mattonella, che era grosso modo tra il terzo e il sesto posto. Mm -hmm. L'anno scorso ha avuto delle gare più difficili, però più o meno è quello. Ehm, Rinaldi è sempre stato un po' più punto di domanda, con un potenziale mh, picco superiore perché ha vinto delle gare, ma anche con dei bassi peggiori. Quindi vediamo. Ehm, su Bassani, la stagione che può fare credo che non sia superiore a quella dell'anno scorso, nel senso che... Mh, il... Mi viene difficile pensarlo vincitore di una gara. Ecco poi, spero per lui che mi possa smentire. Però Quanto diciamo ad Anniverne nella posizione, cioè, cioè quest'anno, secondo me, c'è un livellamento un po' più alto delle posizioni esatto. di media classifica. Sono andate tutte esatto. verso l'alto, e con la moto di motocorsa, con tutto il bene e tutta la preparazione che possono fare. Fai quello. Ci sono delle volte in cui il team, comunque, qualcosa in più secondo me te lo deve dare Axel è un gran talento secondo me forse non è ancora a livello quantomeno di Rinaldi probabilmente Bautista io lo tengo un po' fuori dall'equazione facendone un, un, un paragone a un Jonathan Ray che ha vinto gli ultimi i penultimi sei mondiali però genericamente se facciamo una comparazione secondo me Axel non è ancora a livello di Michael ma subisce di più il problema team io l'ho sempre, sempre vista diversamente, nel senso che cioè, eh, ho sempre percepito che stare nel team motocorsa per Bassani sia il massimo possibile, cioè lavorare con una moto prestazionale perché la moto di quella squadra mi è sempre stato detto è al 98% ufficiale, cambia lo scarico praticamente, mm -hmm. avendo comunque accesso ai dati degli ufficiali dopo le prove. O la metà del team, però, nel senso, cioè... Indubbiamente, però, secondo me, eh, forse è vero che un team, un team così probabilmente non... Non può vincere le gare Però secondo me non è vero neanche questo Perché secondo me se su quella moto ci metti Bautista Vince le gare Io credo che, credo che si sottovaluti ogni tanto Il problema Dello stare in ultimo ufficiale Che è vero che raramente vince Chi non è un ufficiale Però in Superbike Come anche in realtà in MotoGP negli ultimi anni Quando si sono diffuse molte moto ufficiali O simili o comunque molto vicine Secondo me oggi, se in Superbike con una Ducati lavori bene sei da podio, sì, po anche, anche con un team non ufficiale, mm -hmm. credo il livello è quello. Matt Cantarini lo hanno dimostrato. Te e Bassani già a Island quando hanno fatto sì. podio Bassani negli anni scorsi. Condivido il fatto che Bassani, secondo me, oggi non è ancora a livello di Rinaldi, un po' perché Rinaldi ha vinto gare e lui no anche quando non era nel team ufficiale. E, e poi soprattutto perché Rinaldi non ha mai quello che stavamo dicendo. Il lavoro del team ufficiale non è solo andare in pista e pensare ad andare a eh. Hai tanti lavori da fare che non sono così scontati, che da casa non si vedono, ma che poi, quando sei in pista, un team, un pilota, deve fare e rende più complicata magari la messa a punto del weekend, perché magari perdi le prime due libere per provare delle cose che il team privato invece non ha da provare. E aggiungere ti... aspettative. E aggiungere aspettative, perché comunque tutti vogliono che tu, siccome sei nel tempo ufficiale, devi, fare, devi vincere, devi andare come Bautista. Io... E anche, anche scusami, il fatto di avere a fianco Bautista, cioè di avere uno che regolarmente. È un martello là. Con, da, da... con il tuo stesso materiale ti regola. È, è, è tosta psicologicamente. Tosta davvero. Vale anche mm. per Locatelli con Toprak, vale anche per lo con Ray. Ho parlato dopo i test, prima, del, prima dell'inizio del weekend, con dei meccanici che hanno contatti, mettiamola così, con il team di Rinaldi e mi hanno detto che effettivamente erano molto più sereni, era molto più a posto rispetto all'anno scorso e poi abbiamo visto il risultato. Comunque in gara 1 se non avesse piovuto sono abbastanza sicuro Sarebbe stata doppietta per tutte e tre le gare, eh, perché effettivamente Rinaldi, sia nei test che nelle libere, aveva messo in mostra il passo che poi ha messo in mostra il la domenica in Super Bowl Racing, gara 2. Eh, adesso, però, si cambia pista. Una pista dove l'anno scorso ha fatto tripletta Toprak. È vero che Bautista si è accontentato e ha vinto il mondiale. Se Bautista dovesse vincere ancora anche a Mandalika fossi gli altri però inizierei a farmi davvero dei problemi perché è vero che sono solo due gare di 13 però poi il distacco inizia a essere davvero ampio da recuperare. E soprattutto e mor moralmente, cioè questo qua è arrivato in due gare, e ci ha messo lì, cioè se, se nel 2019 quando vinse le 11 gare di fila Ria fece 11 secondi posti e quindi gli ha permesso poi nella seconda parte di stagione di rigiocarsela. Oggi, andiamo via, oggi andiamo via da Filippa Island. Che ha 20, 3, no, 30 punti 31 su, punti di 30, 31 punti. Su mh, Rea e Rinaldi 28 su, su Loca sì. e addirittura quasi 40 su Toprak, cioè. Se, no, se Toprak non vince quelle tre gare qua e arriva dietro a Bautista, vuol dire che dopo due gare ha un intero GP di distacco. Insomma, poi ne, ne devi vincere di gare per recuperare. Eh. Sai anche perché? Perché, come diceva prima Alex, il livello medio si è alzato in maniera esponenziale. no? Io dico una roba che non ha un grande valore, che però mi ha molto colpito. Cioè, mi ha molto colpito la reazione che ho avuto. Quando nelle libere ho visto quinto Gerloff nella seconda sessione di libere, no? E voi dite, vabbè, Gerloff, a differenza di altri, magari ha fatto il giro veloce e gli altri hanno fatto il passo a gara. Ok, però mi ha, mi ha dato da pensare che se prendi l'entry list e arrivi fino a Tom Sykes, cioè se escludi Granado, Sierin e Koenig, cioè tutta gente da top 5 se, se tu prendi i primi 15 non sai chi mettere nei primi 7-8 posti potrebbe esserci chiunque a parte puoi togliere, parte... togliere parte... Balda perché ha meno esperienza perché è un rookie, perché il suo team è nuovo in superbike eccetera però cioè, chi sta facendo fatica oggi è il signor Tom Sykes campione del mondo 2013 Scott Redding, Loris Paz sì, Carretierlo gente che mi... ha vinto gare Tutte... o che ha vinto la moto lì. Cioè, Tom certo. ha avuto solo zero. Ok, ok. Eh? No, nel senso, Tom ha avuto... E, e su questo sono veramente sorpreso, perché l'ho visto tutte e tre volte rientrare. Mi domando che cos'è successo, perché non, non credo, non posso credere al fatto che la moto di Buccetti si rompa così. È una roba Però che... Al di, di, al, al di là di quello che, vabbè, poi sì, è, è da investigare, ecco, ma... A me fa impressione il parco partenti di questa Superbike. Eh. Poi... BMW in questo momento non va niente? È vero, non va. Però, intanto abbiamo 18 piloti che sarebbero gente da podio. 18 piloti potenzialmente da podio, Alla quello sento. con meno palmares, per quanto abbia vinto un titolo Moto 3. Uno di quelli con meno palmares è Oetel che ha fatto quinto in qualifica in gara 2. Bassani ha fatto dei podi in Superbike. Cioè, Parliamo tutto cioè, di tutta gente forte, fortissima quasi tutti peraltro andati a podio in una gara mondiale anzi praticamente tutti credo di Koenig, esatto. forse, forse no. Lecuona perché Moto2 non c'era mai andato però no, un ex ma quindi... quindi... eh? no dai è stato troppo poco ah, posto che comunque per me è segnate... un talento allucinante dovrebbero prenderlo segnatevi un... le mie parole con la possibilità di essere smentito entro due anni l'Econa diventa il pezzo più pregiato del mercato Superbike un podio in Thailandia, in Moto2 con la KTM nel 19 Vedi. sono d'accordo con te io penso che una Yamaha se dovesse andare via Toprak sponda Moto MotoGP Ducati per il post Bautista o Kawasaki per il post Ria una telefonata al manager di Iker io la farei ecco Poi per me ben, gliela fanno niente. tutti Bisogna capire pure a rc dietro, che piano ha, ha mostrato quanto ne... ampio sia il, il... Ne parlavo. Non mi ricordo se con qualcuno di voi sul gruppo, o con qualche altro mio amico o con mio fratello, non lo so, eh, secondo me, l'uona fa la stessa carriera di... di Ria, cioè via da onda poi esplode e lo fermi. Col, col, che con le cannonate puoi fermarlo cioè ho, ho quella netta sensazione lì per una volta però non, però non almeno in onda con una, una moto d'epoca questo mi sembra è cioè, ancora, ancora peggio, peggio. però <ride> almeno non è d'epoca, quantomeno non è iscritta volevo chiudere Edo un secondo con la Supersport perché avevo visto doppietta di Bulega peraltro la seconda molto inaspettata all'inizio si arrabbia, quando è entrata la bandiera rossa si sono inquadrati in cui si arrabbia perché non ha capito ma quindi che ho fatto, ho vinto, ho perso, che dobbiamo fare? poi dopo arriva il box eh! quindi è stata un'ottima prestazione di Ducati che in questo frangente qui, in un modo molto diverso dalla Superbike, fa vedere che non c'è più quella supremazia delle quattro in linea 600 su su velocità di punta e uscita di curva. Quindi, mi domando, ti chiedo, è questa la situazione? Vedremo le tre cilindri sono tutte quante ancora arretrate. A livello di regolamento, siamo partiti magari un po' troppo pro Ducati quest'anno? Ma io non ho questa sensazione qua vi dico la verità perché se prendiamo gara 2 erano tre piloti attaccati con tre moto diverse mm. e poi il quarto era Schroeder con l'MV ah. quindi allora indubbiamente Triumph e MV avendo solo due piloti a testa fanno più fatica a emergere in mm. più ma Trium fa soltanto Tuli di affermato, ehm, quindi, io sono abbastanza soddisfatto da quello che ho visto in Super Sport, ma già dalla fine dell'anno scorso, vi dico la verità, non era, non era malaccio. Poi, tutti avranno sempre qualcosa da recriminare. no? Sempre, comunque, eh, sempre vabbè, comunque. ci siamo fatti anni di vicini di insomma, in superbike. Quindi, no, di, di lamentarsi sui regolamenti. Uh. Però credo che ci siano in realtà i dati per, per essere molto soddisfatti. Io sono, sono soddisfatto di quello che ho visto. E un commento su Honda Perché Honda tira fuori uno sponsor in supersport importantissimo Ci, ci querelano, vai via, passa la prossima domanda. No, no, non eh so, no, non so realmente cosa dirti. Cioè, perché non tu, però, non so aspetta, cosa vediamolo da un punto di vista d'immagine. immagine, di vista immagine no? poi chiudiamo e passiamo al prossimo ospite. Però vediamo dal punto di vista di immagine. Cioè, Onda si è presentata con una moto full Petronas. Ricorda le, le FP, cioè eh, le Foghi Petronas, a tratti quella moto là, sono bellissime da vedere secondo me. Abbiamo già letto che c'è stata la deroga per quanto riguarda Honda perché non, non hanno ancora passato la fase 2, quindi quelle moto non ne hanno ancora prodotte a sufficienza per poter essere effettivamente ammesse al mondiale, quindi tutti i risultati saranno in deroga. Arrivano con tanti... Ma praticamente e delle stock o poco più. Sì, sì esatto. 20 km all'ora nelle sessioni da d'asciutto prendevano. Ma, che e infatti si è visto che era gara, gara uno, ancora, ancora, la gara 2 si è vista comandata. No, però arrivano pure con un bel parterre di piloti perché Toto to, Norrodin, insomma, che io non amo. però c'è Taz McKenzie, che comunque voglio dire è un gran bel pilota. E secondo me è un'ottima scelta per onda. Ma la domanda è, poi le danno a mie, a mie racing, no? che non è che abbia brillato. Ampiamente per quindi, che è una mossa di Midori uh, oppure c'è un progetto di onda dietro? C'è qualche collegamento? Perché a me sembra più proprio una mossa di Mia Racing. Onestamente, io non, non, non vedo come si possa avere una progettualità particolare con quel con quella moto lì che oggettivamente è la moto precedente con qualche aggiornamento. Quindi è un progetto che. Sotto sotto quanti anni ha eh, 15: 27, o eh. <ride> ci cioè, la lavori costantemente come Kawasaki, ma io non credo, cioè, credo che da quella moto non sia possibile esprimerci nulla di particolare, ecco, e... no, la... vediamo. No, no, io no, io non vedo nessun tipo di, di progetto, o comunque non vedo nessun progetto con un reale potenziale. Mm. sinceramente mi spiace, mi spiace perché Spiazze, spiazzi, spiazzi, però... anche perché Honda è uno, è uno dei marchi che ha fatto la storia all'inizio del millennio e poi c'è uno sponsor che qualsiasi, qualsiasi marca gradirebbe perché è abbastanza bonifico. quindi c'è cioè, no, questo... cioè, eh, è... Honda, Honda a degli anni 2000 ha fatto un filotto di vittorie nei mondiali allucinante nel super sport col CBR. Eh, però poi hanno tenuto quella moto di e gli altri hanno fatto le moto nuove. Di fatti però dice ci potrebbero essere dei movimenti sia in Kawasaki che in Yamaha. E speriamo che a un certo punto Onda segua un pochino il filone. Va è bene, tempo, scade tra un anno 2025 la. Mm, sì no ma mm. ce l'hanno detto nelle ultime due puntate degli ospiti che c'è un po' di movimento che potrebbe risultare interessante già in ottica 2024 ma lo vediamo, lo vedremo più avanti io intanto saluto Edo Vercellesi grazie Edo, grazie per essere stato grazie. con noi ci sentiamo ciao, ragazzi, a tutti. ci aggiorniamo per la pittata yep baci, bacioni, ciao a tutti e change rapido Giulian perché passiamo direttamente al prossimo ospite La foto con la banda blu e VC è fighissima, non, non ci avevo fatto caso prima. Cristian Gamarino, oh, ciao Cri! Ciao ciao. Okay. Tutto bene? Ce la caviamo, piove, fa freddo, ancora non si va in moto, però ce la, è la caviamo. Ci è iniziata <ride> la Superbike. Adesso ci manca che inizi il mondiale Endurance, e voi come al solito vi dovete fare le vacanze lunghe, a marzo la settimana bianca, ad aprile Pasqua non la fai con calma e poi dopo le man, dai. Ma anche, anche perché comunque le man ad aprile non è proprio... <ride> Ma infatti, allora, no? Io ricordo perfettamente <ride> due, due episodi diversi, no? Intanto mi ricordo non mi ricordo dove l'ho letto, però l'ho letto da qualche parte all'inizio BMW veniva presa in giro perché sull'S1000RR, quindi parliamo di RFA montavano di serie le manopole riscaldate anche sulla versione da gara e dice che praticamente all'inizio tutti li prendevano in giro poi quando alle due di notte faceva meno due su rettilini, sui rettilini di, di Le Manne e loro tornavano al box con le mani belle calde hanno smesso di prenderli in giro quindi questo è il primo episodio il secondo episodio mi ricordo la quando era l'anno scorso che era stata messa ad estate o l'anno prima, non mi ricordo che era no, 2020. 2020. 12 gradi di notte. A me sembra perfetta come situazione, quindi perché si accaniscono su aprile? Ma che, che perché gli avete fatto voi all'organizzatore? <ride> non lo so, ma secondo me è boh, storia, cioè del tipo io da sempre, cioè gli ultimi 5 anni che l'ho fatta, tipo il boldore è sempre stata a settembre. Cioè, metà settembre e Le Mans a parte, vabbè, quell'anno lì in cui c'è stato il Covid quindi tutte le, tutto il calendario comunque è stato un po' rivoluzionato. Sempre metà aprile quindi, secondo me, sono cioè, le certezze del tipo tra dieci anni. Sappiamo che metà aprile c'è Le Mans, man, e, le... e metà settembre ci sarà Boldor, e sapremo anche che una gara del Civ sarà o a metà aprile o a metà <ride> settembre. <ride> allora, questo è un argomento ampio in realtà da fare <ride> Dai, ah, che allora... te le hanno spostate <ride> no, allora ripeto noi su questa cosa qua ci siamo impuntati parecchio abbiamo letto la vostra lettera alla federazione, agli organizzatori Beh, no, esatto. abbiamo cercato di capire se ne è parlato tantissimo, non si è risolto niente comunque, quindi se ne potrà oh. parlare per tutta l'eternità, però pare un po' politica e quindi se ne parla tanto, oh, non fa mai niente. È una battuta che mi è venuta. Eh. No, è un problema la... grave e questo. Anche non ricordo... per noi, non, non pensare che solo per noi. perché io non posso essere contemporaneamente a Spai al Mugello, cioè ci sono delle cose che purtroppo sì. non possono accadere, quindi uh, ne, abbiamo, vabbè, ne abbiamo parlato tanto, purtroppo non ci saranno novità a riguardo, ma tu ti sei trovato altro da fare io non so con quale coraggio oltre a 3-24 ore ti trovi altro da fare a me sembra una follia onestamente però raccontaci cos'altro ti sei trovato da fare <ride> allora quest'anno vabbè oltre il National cioè oltre il Mondiale Endurance e oltre al National sarò anche Team Coordinator del Team GP Project nel Mondiale Supersport 300 quindi ci stanno tipo 12 tappe del mondiale SuperSport, poi quindi ci sono stavano... qualche weekend in cui stava a casa, ho deciso di non starci neanche in cui... Ma perché stare a casa il weekend? Ma chi è che vuole stare a casa il weekend? La bracciolata, ma fatela voi trogloditi la bracciolata. <ride> Niente proprio. E quindi Giustamente Cristian ha deciso di, fare, di partecipare a tre campionati, ma soltanto perché eh, gli è stato detto che quattro campionati sarebbe stato illegale, se no avrebbe esatto. fatto il meccanico per qualcun altro, probabilmente per il programma sarebbe stato <ride> assolutamente possibile e plausibile. Rimaniamo un pochino invece su Louis Motò mm -hmm. e sul Mondiale Endurance, perché a me piace questa, questa idea del fatto che la casa, il, il team francese abbia deciso comunque Tutti di mantenere te. la formazione sia trovata bene e abbia ridato fiducia comprendendo un pochino che forse il problema principale l'anno scorso è stata un po' l'affidabilità della moto oltre magari a qualche caduta di troppo da parte di qualche eh, poco, sì, sì, di la di la parte. siamo un po' pari dai 50 e 50? sì dai <ride> eh, però è diciamo siamo abbastanza che... sfortunati ecco mettiamola così Beh, eh, diciamo anche. che siamo se... Se piove a Spa, genericamente non ti ha detto bene, proprio eh, penso che sia l'opinione interna del paddock di tutti, però. però, siamo tutti sulla stessa barca, quindi direi come valuti un pochino la stagione scorsa, e soprattutto quindi quali sono gli obiettivi e come la vedi la prossima stagione, considerando che praticamente siete rimasti esattamente come eravate l'anno scorso. Ma allora parto dal da descriverti la stagione scorsa, che secondo me. Dal punto della performance è stata molto buona yeah. ed è lo stesso motivo per cui ci siamo sentiti di confermare comunque la squadra e, e tutto, cioè di fare lo stesso identico, cioè di riprovarci tali e quali. Perché comunque sia tutti i problemi che abbiamo avuto non era sicuramente il, per il fatto che non eravamo veloci, anzi siamo stati spesso i più veloci della classe anche di tanto se guardiamo Spa. E purtroppo c'è sempre stato qualche qualche cazzatina, qualche sfortuna piccola che poi si è eh, trasformata in una sfiga epica del tipo la scivolata di, di Kevin a spa, che in realtà era una scivolata quasi innocua perché era in un tornantino lentissimo, cioè, la curva migliore dove cadere a spa, se stiamo a vedere. In realtà la moto appunto non si è spenta. Quindi c'è stato anche lì, comunque è vero che Kevin è scivolato, però. C'è stato un problema tecnico al sensore antiribaltamento che è quello che ti spegne la moto quando cade, Quindi è rimasta in moto e ha sbiellato questo a quattro ore dalla fine. Quando avevamo un giro di vantaggio sul secondo e tipo 5 giri di vantaggio sul terzo. Cioè. Quindi... e con la gara sospesa due ore... 22, 22 giri dopo, cioè perché... esatto. Perché esatto. Era Quindi esatto. era una condizione particolare perché comunque sono caduti tutti, perché, comunque dopo 20 ore che giravamo. Mi è venuta qualche goccia e la pista è diventata scivolosissima. Quindi sono caduti tutti, ma gli unici che sono caduti più piano di tutti siamo noi e quelli, gli unici praticamente che non sono ripartiti siamo sempre noi, cioè, è veramente incredibile. Beh, è bello quando ti dice bene però, eh. c'è cioè, da concederlo questo. Se <ride> sei fortunato gira tutto meglio comunque. Incredibile. E quindi cosa, cioè, cosa ci devi dire? Cioè non ci riprovi? Nel senso, eh, quando succede così... Eh... No, no, sei no, davanti no. che stai dominando la gara e poi succede questo, è eh, meglio che riprovarci tutti uguali. Eh, anche se saltare lì probabilmente non ci sarà Spa perché alla concomitanza vale lunga, eh, però ci stiamo al d'oro uguale, siamo stati attratti prima in classifica, poi qualche sfortuna, poi abbiamo avuto un problema elettronico a, a tarda notte, cioè, tar cioè, inizio mattina, e anche lì KO. Però vabbè, quello ci sta, c'è cioè il problemino tecnico. Comunque, anche questo c'è da dire, che i problemi tecnici che abbiamo avuto sono problemi direttamente di Kawasaki, sì, non del mio morale. team. Eh, non è che si sono abbiamo... sbagliati a montare, che hanno lasciato molla, una vite, della pedana, cioè non so. Sono... Il sensore antiribaltamento è di Kawasaki, era montato bene, ma è una cosa elettronica, è uguale l'impianto elettrico cioè è stato montato no, così non... nuovo quindi cioè... no non ci puoi fare nulla più che altro a... soprattutto al Boldor abbiamo visto proprio un insieme di problemi di natura tecnica di tutti i team ufficiali che ci fanno pensare anche che quest'anno sia stato forse un Boldor abbastanza duro nessuna delle moto ufficiali a parte FCC che poi è rientrata ma sono stati tutti diciamo fuori dalla lotta sono sopravvissute per più di 5 ore di gara in modo continuativo quindi Abbiamo visto un bollore difficile e qui ne avevamo parlato anche per dire con Roberto Rolfo. Rimane il fatto che forse è un po' penalizzante per la Superstock le 3 24 ore senza nessun'altra esatto. gara in mezzo. Perché sbagliare una 24 ore è relativamente semplice. Essere tagliati fuori dai punti alla fine sono tantissimi punti su tre gare. Uno zero completo non lo riprendi mai. Esatto, esatto. A meno che lo facciano anche gli altri, E è... Però che a quel punto. se gli altri abbiano problemi non è mai bello, eh. Ah, no, no, ma è, è andato nell'endurance, cioè... cioè, il problema là è che non hai alternative perché non puoi. No, cioè, c è... C è... Cioè. Fisicamente, non c'è quantità di impegno che ti permetta di recuperare quasi no. 60 punti persi no, fra le cose. Fatto... Il fatto è che i problemi, i problemi in una gara di endurance fanno parte del gioco. Cioè, quando tu hai un problema in una gara sprint, cioè sei sfigato. Nella gara di endurance è normale, dipende solo dalla gravità del problema. Cioè se si spacca qualcosa, se spacchi uno scarico, eccetera, ci sta. Se spacchi altro, un po' meno. Quindi i problemi comunque, tanto ce li hanno tutti. Mm. Perché anche la 18, che è stata campione del mondo, comunque al Boldor ha rischiato di non, di non arrivare, cioè comunque è arrivata indietro. Alemanna ha rotto il filtro dell'olio, è stato bravissimo, Ugo Clerc, se n'è accorto e non so che cazzo ha fatto. Io non sarei stato in grado, quindi buono che tipo ha cercato di riavvitarlo eccetera ed è riuscito a ritornare ai box non rompendo il motore perché lì io magari non mi sarei accorto di che l'olio si è smollato eh. e avrei spaccato il motore no? quindi comunque anche loro sono stati sfigati ma sono stati bravi a spa sono caduti anche loro uguali identico a noi, loro comunque sono riusciti a ripartire noi no quindi in realtà sono stati solo leggermente meno sfigati di noi se stiamo a vedere però eh, non è sì. che non abbiano avuto, basta, eh. Eh. In realtà... eh sì. Però in realtà è sufficiente, nel senso, proprio sì, il sì, problema sì. è quello: col campionato così stretto: tre gare, basta avere un pizzico di fortuna in più degli altri per è avere un spazio. Spazio. Ah, sì, 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 Ah, però e quindi, sì, sì. E quindi <ride> su questo piano qua eravamo tutti in realtà un pochino in attesa. Io speravo, ho sperato fino all'ultimo, oh. ancora ovviamente non si vede luce di una qualche comunicazione di almeno una quarta gara europea. Portugano. ma sai che non si sa? Cioè, io sento sempre voci che dicono: ma forse ancora non è. Però, Finché Però non, non si, si, si sa proprio niente, capire? Cioè, non... Ma anche dura dovere in Filipe, è anche dura trovare dove era in Filipe temporaneamente. Ma qualche weekend, soprattutto d'agosto, secondo me, ci sarebbe è chiaro che agosto, tu non è che puoi correre a Portimao in ah, certo. modo che non, non fai neanche una quattro ore prima di cuocere, tutto. A costore luglio non è Suzuka non riesce a farla eh, sarebbe luglio, inizio luglio, ma però, vabbè, cioè, eh, un... però a Suzuka quanti ci vanno, nel senso, no, no, io lo capisco, però darei in qualche modo: non voglio dire una penalità perché sarebbe esagerato. però, insomma, farei gli interessi degli altri 50 team del campionato, e non soltanto dei primi quattro che sono. Sì, i sì, i sì, i sì. I e ci vanno a, a Suzuka quindi Ma la, verità, la verità è che comunque se c'è un 8 ore in mezzo, comunque l'8 ore dà meno punti della 24 quindi comunque sia cioè, 3-24 ore in un campionato sono cioè, hanno un peso sulla classifica di campionato finale importantissimo quindi anche Però se ci vengono 8 ore il 150% dei punti eh, sì, la 20... riduci, riduci la 20... un pochino il problema però eh, comunque le tre 24 ore sono sempre toste no, anche perché praticamente se tu sbagli l'ultima 24 ore è come se tu sbagliassi una 36 ore considerando l'aumento dei punti quindi pure là anche. devi lavorare principalmente in ottica Bold Boldor per tutto l'anno anche questo sì. ha poco senso su una gara che comunque effettivamente dà un botto di punti già di suo quindi tu là in quel frangente tu riuscissi a mettere una 8 ore a inizio ottobre che secondo me se la fai in Portogallo non c'è nessun problema anche a livello di tempo atmosferico, di freddo, roba del genere. Poi è una 8 ore, non è che è una 24 ore. Se tu metti una roba del genere già a Estoril, a Portimao, oppure ne vai a Barcellona... Ma abbiamo tante piste belle in Italia, tra l'altro. Che io gradirei, però io la mettevo sul facile dicendo vabbè, andate dove siete già stati, ma almeno andate da qualche parte. Adesso uno non pretende veramente che si faccia la 8 ore di Misano che a me personalmente farebbe pazzire ancora di più l'autore del Mugello regà, perché ore <ride> del Mugello i preparatori dei motori, il doppio delle lacrime rispetto al Bulldog secondo me Però... oh, questa estate beh. al Mugello con gara 2 della Super Sport ci siamo andati vicino a correre coi fari <ride> che l'abbiamo vista a Misano la Resin yeah. Night, io continuo a pensare che questa cosa della Racing Night no? che tu comunque hai vissuto credo che in qualche modo un minimo a che fare con un piccolo progettino a riguardo ce l'abbia mm, non so ma non allora so. tanto a Misano si sa che comunque di notte si può correre, le ah. macchine ci corrono è bella illuminata, poi se si può correre a Spa di notte si può correre ovunque quindi... <ride> l'ho pensato ma non lo volevo dire perché a me Spa è piaciuto tantissimo va bene, non si può quindi, dire quindi alla fine di... non è eh, un problema posso... illuminazione, non è un problema nulla, secondo me l'unico problema è anche il che va un po' a incidere anche sul fatto delle 3 24 ore sul calendario è che il mondiale Endurance è molto visto come eventi singoli mm. quindi c'è cioè la 24 ore di Le Mans, ma anche come lo viviamo noi, eh? cioè c'è cioè la 24 ore di Le Mans la 24 ore di Spa e la 24 ore del Boldore. quando sei al Boldore, dici, dici ah è vero che c'è anche il campionato ma come, come siamo messi in classifica? cioè non... Eh, pensi è, di immerso, come è, è come nel ciclismo la classica cioè, vinci... eh, è un po' diverso, capito? Cioè, non è come nelle gare sprint, guardi sempre la classifica di campionato e a volte agisci anche per la classifica di campionato. Lì, invece, sono quasi eventi singoli. Se poi ti va bene, ti vinci il campionato o comunque ci, ci arrivi vicino. Guardi la classifica e... ora del boldor Esatto, esatto. tanto anche se la guardi da tre, ti può succedere veramente qualsiasi cosa. Infatti, non la guardi per niente. Poi, quando arrivi, esatto, non la guardi per niente. Esatto. Sì. A un quarto d'ora, com'è che siamo messi in classifica? Tango spacchi, come <ride> matematico scritto nella pietra proprio, guarda. <ride> è una tema proprio. Per... E, quindi, e quindi dicevo, il problema di Misano, cioè di una gara in Italia, secondo me ancora che il pubblico non, non è pronto, ma il pubblico italiano in generale, secondo me, perché cioè, 24 ore di Le Mans 130.000 persone lo scorso anno, evento pazzesco. Il Boldor, tipo 90.000 è Stato hanno fatto il record di presenza dal 2015 quindi anche meglio del pre-Covid però delle, sono delle eh, però Spa, se diventi storici eh. 50.000. Secondo me se la fai a Misano, cioè, non, non, viene, non viene nessuno, e quindi il, il mondiale endurance, secondo me, ha bisogno di vivere in circuito, cioè capito? Di, di una grossa presenza di pubblico in circuito e, e quindi non vogliono buttare in una gara, cioè se vogliono fare una gara solo per la tv magari vanno in una pista come Estoril come Most che costa poco e quindi dice no, non ci viene nessuno che costa poco. Misano secondo me è impegnativa per l'organizzazione, costa, poi rischi di non avere un ritorno, capito? No, è vero, però è altrettanto vero che bisogna raccogliere... riempire la pista, alzi la cornetta, chiama Tavuglia, chiede al signore mm. se ha voglia di fare una gara, c'è la pista piena. Cioè, Beh. devi, devi oh, cacciarli e... fuori con il gatto. Lui può tu. correre con l'M1 se vuole. Lui può correre con l'M1 se vuole. La gente, i pullman parcheggiati in tribuna proprio perché non si ha più dove vendere, ma allora, però, là il problema è anche storico, eh, se succede. In... L'idea è mia, eh? Ce lo dico. Voglio una parte, eh, non vale. no, no? Non vale. <ride> tre insieme, stecca para per tutti. In quel caso, e <ride> no, quello che mi viene da dire è che effettivamente le man, Boldor, le man anche con le auto, Boldor. Mm -hmm. Spacola, 24 Ore di Liegi che comunque c'era anche prima, sono tutti eventi che hanno comunque già di loro una storia. Sono vissuti e sono anche tramandati nel corso degli anni. Da padre, in figlio, a nipote. Tanti appassionati! Sono generazioni di famiglie che, che eh, vengono al Boldor. I francesi hanno una grandissima cultura loro dell'endurance. È altrettanto vero che se non lo sdoganiamo mai, non arriveremo mai poi ad avere quella cultura. Non è una roba. Che nasce in un anno, te, chiaramente che no. sarebbe anche la otto ore di Ossensleben. Dove si potrebbe tornare lì, sei sicuro che 40 50000 tedeschi vengono sicuri? Quella è un'altra alternativa. È chiaro che quella se la fai a ottobre può essere un po' più rischiosa, nel senso che non sei Beh, abbastanza. abbiamo fatto a luglio, ha preso fuoco la pista, letteralmente. Quindi... Ah, <ride> ah, allora, uno sbalzo termico equivalente a quello di Marte, che quindi praticamente <ride> c'è il crollo, c'è cioè <ride> la luce di insetti, para, para. No, aspetta, quello che era lo Slovakia ring, no, era Ossensleben.

Palle mia, avevo una maglietta che si riempiva di mosche e zanzare. Non capivo perché non riuscivo a cacciarle via. Cioè una roba <ride> allora, noi eravamo con la maglietta gialla. Io ero con No Limits con la maglietta gialla, cioè è impossibile, e ora per la della KTM, KTM. Immagina, oh, cioè, cioè, però... allora, io avevo, avevo l'albergo lì vicino. Avevo in realtà una stanza lì vicino. <ride> Invitato no? in Matt cantarini a dormire, ho detto vabbè, rimaniamo qua vicino alla pista. ero 3 km per errore, per sbaglio, per totale ingenuità perché se perché sono un pirla e perché sono un pirla? Ho lasciato la finestra aperta e una luce accesa dall'altro lato della stanza. Eh, sono entrati degli pterodattili che io pensavo fossero estinti nell'era preistorica. C'erano delle zanzare che erano grosse quanto pugni. Non era, un, non era una caccia di zanzare, Era una rissa a tutti gli effetti. Cioè, cioè, ci sono dei video di mezzanotterini bellissimi che poi Cristian ti manderò in separata sede e non possiamo trasmettere perché siamo in fascia, protetta <ride> No, no, no lo diciamo in francese, in desabie, che caccia in camera mia e nel bagno le zanzare, cos ma così, raga, una roba da, da Australia. Sì, cioè, ho visto piccioni più piccoli, devo essere sincero. Però <ride> il problema di Spa è un pochino quello, è stato detto da tutti i piloti, in realtà in unanimità, quindi apriamo anche questo discorso, che sarebbe stata molto preferibile quando non... D'obbligo anche un pochino a livello di sicurezza una 12 ore piuttosto che una 24 per cercare di limitare un po' il problema di una gara molto più faticosa da quello che dicono tutti rispetto a Boldor e Le Mans. Allora, esatto, bene, parliamone di questa cosa qua perché c'è chi dice, Dio mio, mi ha, fatto smettere, mi ha fatto smettere di andare, di aver voglia di andare in moto e poi ci sono altri che dicono è la pista più bella del pianeta, magari facciamo una 48 ore, allora decidetevi ma lì dipende, lì dipende quanto vai forte sempre così al pilota devi chiedere così noi andavamo fortissimo quindi se me lo chiedi a me a, infatti l'organizzatore a me me l'ha chiesto ha detto a me va bene anche correre di notte giravamo tre secondi più fuori degli altri <ride> quindi tutto sommato posso dire che va, beh, va bene per me va bene <ride> Io Io neanche... di per me io corro, io, vorrei, 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 io corro nel senso, Però c'era quella cosa peraltro fighissima dei fari aggiuntivi cinesi che a me è piaciuta tantissimo come idea. E forse quest'anno magari è il caso di, di trovare una soluzione leggermente migliore o di riapplicare quei fari. Ma sì, ma è tanto. Sì. Cioè... Sembrava tutti me... quanti sono delle lancia delta integrali de, del mondiale rally. Ma comunque sia, comunque sia che fatti cosa? No, assolutamente. Anche perché poi durando un po' meno, cioè, cioè alla fine dura tanto uguale lo steam di gara, però con meno giri fatichi di meno. Cioè tu calcola che magari Aleman, giri, 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 passi sul traguardo e vedi meno 20. <ride> no, la faccia è bellissima, no, no, dai. Non sarà stata la mia la tabella, è impossibile. <ride> ah, ho letto male meno 19. Porca miseria, ho letto bene. <ride> invece, invece a Spagna fai tipo non mi ricordo 16-17 no? Quindi, comunque, dopo 5-6 giri vedi meno 10. Che diceva, oh, cazzo, sono arrivato. dai è fatto. È molto, infatti, è solo una gara per... del National. <ride> esatto, <ride> appunto. Metti Cantarini, vai col National. Vabbè, ah, con ecco, National è confermato con, eh, con la priglia. Eh, L'anno scorso avete avuto qualche difficoltà con le Dunlap, quest'anno dovrebbe essere monogomma Pirelli, come giusto? Quindi, quel problema non dovrebbe più esserci, Hai capisco, già... io che non andavo forte con... quando c'era caldo, <ride> no. Io, no, co... cioè, io faccio quello che ti fa fare. La bella figura. Poi se sei onesto. No, e... Con no. e... se... no, gli, no, no. gli stessi tempi ah, non... sappiamo dove cercarti, insomma, voglio dire, esatto. No, in realtà ci sta, cioè, io mi sono sempre trovato benissimo con, ehm, con Dunlop e c'erano alcune condizioni, come si è visto, la prima gara, ma anche a Vallelunga, anche l'ultima, in cui forse avevo qualcosa, qualche vantaggio soprattutto a fine gara, che io ho sfruttato molto bene, infatti ho vinto, ho vinto la, gara, la prima gara, ho vinto a Vallelunga Lunga gara 2 e a Imola sarebbe andata molto molto bene, poi non abbiamo corso però. Col caldo abbiamo fatto un po' più fatica, però ti dico: eh, bisogna vedere, cioè, dipende da tante cose. Quest'anno con Pirelli, comunque, siamo tutti sullo stesso, sullo stesso piano e quindi si, si capiranno più cose, forse. E, o comunque, non ci sarà la differenza del fattore gomme. Hai già avuto modo di provarla? O... No. Andiamo il eh, 14, 15, 16 a Misano. Comunque quel weekend lì, a metà, a metà marzo, sì cioè, comunque sarà freddo, quindi non proveremo neanche le gomme che poi useremo per la gara, e perché tanto useremo dei... X, X e Q, e quindi useremo 1 e 0 nei test, però dai, tanto per tornare in sella. Per riprendere la mano anche un po' con la moto e, esatto, e le esatto. esatto, però comunque sono molto fiducioso su, su, sul National. Dovrò saltare una gara, però quest'anno saranno 8 e quindi avrà comunque meno peso la gara che salto. Giusto eh, esatto, ti, ti volevo chiedere, salta roba... quella del nation deve fare il mondiale. sì, per fare sì. Spa. Io sento, però sta roba veramente. No? E sono raccapricciato dal fatto che il National Trophy, con tutto rispetto, a otto gare il mondiale, Endurance ne ha 3-4 con le VC, diciamo a tre in totale. Continua a non trovarci molto senso, sì, e... però però. Beh... Se tu hai visto il mio video, non, non dell'anno scorso ma di due anni fa, il mio primo video su YouTube peraltro in cui faccio il paragone 24 ore di Le Mans National nel 24 di Le un le pilota, nel un pilota nel, in una gara di 24 ore fa tanti chilometri come tipo 4 stagioni del National porca vacca eh, come tipo 27 gare mi sembra che fossero e Capito? questo e e io ogni volta è... che entro in pista, che faccio uno stint di gara, faccio tre gare del National, ogni volta che entro in pista. E ci entro in pista nove volte. Allora, questa è anche un altro <ride> però no? no? questa è molto interessante invece, perché quello che ti Quindi volevo dire... dice è poco, però è come se fossero... Cioè, anche per i costi del team... Eh, stavo conto qua, stavo pensando ai costi del team di una roba del genere. Allora, quanto, quanto costa? Più o meno quant'è la tanto. differenza di costo? No, però aspetta. Allora, il National ovviamente ha una moto preparata in tutt'altro modo, che funziona su un'altra base e che secondo me per singolo pilota spende quasi altrettanti copertoni di quanti ne possa spendere un team eh, endurance più o meno. Perché con l'endurance si fa il doppio stint con i posteriori spesso e volentieri, però ovviamente il 60-70% delle gomme. Sì, però c'è un botto. eh, <ride> eh. Eh, però... poi... poi dipende eh. noi avevamo avuto qualche problema con Dallop quando era l'anno scorso e le cam cambiavamo gomme ogni, ogni, ogni ora perché due eh, però, eh, normalmente, normalmente io ho saputo di gente che ha fatto triple strint con, con il posteriore che poi praticamente fai. con Suzuki Eh, ma come fai a fare triste oh, noi facciamo fatica a farne una tra un po non so, non so oh, boh, avevamo un aspetto particolarmente magari Kawasaki. Boh. Interessante, È interessante. però effettivamente, quanto costa per un team? Questo adesso ti sta interfacciando anche nella, nella faccenda di team manager, quindi forse lo capisci, lo sai altrettanto, anche come per quanto riguarda il team la super sport 300. No? A livello di costi, una squadra che fa la super sport 300 mondiale potrebbe fare il mondiale endurance a parità di costo? No, ma neanche, ma neanche una gara. Secondo cioè me? con una stagione del mondiale 300 non ci fai una gara dell'endurance non lo so Ti dico, di i costi parte. precisi non lo so c'è comunque tanta differenza da, da team a team eh? perché ci mm. sono vabbè, team superbike che spendono una follia, i team della stock proprio più scrausi che proprio, cioè, non spendono veramente poco addirittura veramente usano poche gomme ma perché non ne frega tanto del risultato, la vogliono finire quindi cioè, magari girano 5-6 secondi più piano noi comunque spingiamo sempre, vogliamo fare risultato e quindi spendiamo parecchio di più. Ti, ti dico questa, ti dico questa: che, per farti un esempio di quanto il mio team comunque spinge abbastanza su questa roba qua. Mm. Due anni fa, Boldor avevano asfaltato, quindi non avevamo i bollini per fare la qualifica. Mm. Il mio team ha usato due gomme da qualifica a testa. Più nuova nuova, quindi ogni pilota ha usato 6 gomme, ok? Solo per la qualifica, eh? quindi 6, okay. 12-18 gomme solo per la qualifica, a ah, 450 euro a gomma. Fai presto a fare il conto, Alex. Solo per Contessa. la qualifica, non conta un cazzo eh, per fare la 24 <ride> ore fino <a> qualifica, perché... <ride> va bene. Allora ragazzi, dobbiamo andare in chiusura, mi sono reso conto adesso, che siamo a un'ora e 5-6 secondi, quindi dopo eh, telecampione campione sport ci picchiano. Quindi Cristian, grazie per essere stato con noi, Buongiorno. è stata come al solito una chiacchierata illuminante, continueremo a parlare di tutti questi argomenti, magari quando comincia il campionato, si spera a stretto giro. Io ti saluto, saluto Matt Cantarini, ragazzi, grazie per essere stati con me. Dove. Stefano, ragazzi. Ragazzi, grazie ciao Gri, grazie ah, ciao, ciao. grazie a tutti coloro che ci hanno seguito quindi Giacomino D'Arold, Stefano, ragazzi grazie a tutti quanti per essere stati con noi saluto Giulia Andaga dalla regia e anche da parte mia Alex Di Bisceglia è tutto un saluto, e un abbraccio, ciao a tutti